Siamo sempre allo stadio di Sensale con mister Trapasso, mister abbastanza navigato in questi campionati, a cui il presidente Ardimentoso ha affidato questa, diciamo, possiamo dirlo, corazzata. Poi il campo dirà se è veramente o non è una corazzata. Quali sono gli obiettivi di questa squadra, mister? Beh, corazzate non direi, perché corazzate rispetto agli altri. Vabbè, diciamo che abbiamo un buon attacco, poi gli altri al centrocampo abbiamo preso soltanto Folle, ma poi non abbiamo preso più nessuno. In difesa abbiamo preso Baffi, che l'anno scorso giocava in prima categoria, e Geraci, che giocava pure in prima categoria. Non è che abbiamo preso gente di... è gente che sicuramente che ha giocato in categoria superiore, sì, con il Crotone, sì, però è gente pure che c'ha pure una certa età e magari fino all'anno scorso giocava in prima categoria, intendiamo, eh? Sì, però avete già dall'anno scorso una bella struttura con, sì, Adamo, sì, no. Con Palermo, io in effetti l'ho visto quest'estate, che la squadra ha delle qualità, ha una buona corsa, è abbastanza rapida, veloce, però tatticamente non lo so, da come io lo voglio interpretare il calcio, onestamente c'è da lavorare parecchio, sicuramente. Magari se non possiamo giocare pure come l'anno scorso, ma poi sono campionati questi che se c'è un po' di esperienza, gioca un po' sulla furbizia a livello tattico e tecnico, riesce a vincere qualche partita. Ma che poi andare come siamo andati come l'anno scorso, a buttare la palla avanti così, poi diventa un pochettino difficile. È una buona squadra, sicuramente possiamo lottare nei primi quattro, questo ne sono convinto, però c'è la questione pure dell'under 18. Rizzo sta venendo meno perché il ragazzo non vuole venire più ed era una pedina fondamentale, e ci manca qualche fuoriquota che per noi si sa che se i fuoriquoti sono bravi riesce a recepire, a incidere tante, cioè, sia a livello tattico, tecnico, ma quando ti viene meno come domenica sicuramente avrò difficoltà, non lo so, dobbiamo vedere, che ho altri due o tre ragazzi, però ci devo lavorare parecchio. Però ripeto, è una squadra che sicuramente può lottare nei primi quattro, no? Che è una corazzata vera e propria, no. Diciamo che sono squadre, ecco, io mi ricordo con la Nuova Audace, sì, ecco, quella era una corazzata. Quella di Vasile? Ecco, quella era una corazzata, era fatta una squadra per vincere prima categoria, promozione, e potevamo andare benissimo. Quella era una corazzata, era una squadra che giocava a calcio, sì, proprio. Qua c'è da lavorare, sicuramente in questa Coppa Italia sicuramente sarà un buon rodaggio, sì, diciamo, sicuramente, perché forse sarà un vantaggio questo, sicuramente saranno risultati negativi, certo. Saranno risultati negativi, certo. Come pure domenica sicuramente avremo difficoltà, però ripeto, se i ragazzi mi ascoltano sicuramente faremo bene, se poi magari abituati, che non devono essere stressati tatticamente, perché io sono proprio l'assillo proprio di giocare sul piano tattico, sì. E niente, dipende da tutti i ragazzi. Tornando al piano tattico, proprio questo le volevo, sì, chiedere. Siccome hai parlato dell'attacco, due o tre giocatori come Rashid, Palermo e Fabiano, giusto? Questo cambierà il suo modo di vedere il calcio? Entrerà in 3-4-3, farà un 4-4-2? Cosa hai in mente? Ancora Rashid non ce l'ha? No, quando l'avrà? Io parlo quando ce l'avrà. Ieri ho letto il suo modulo, qual è? Questi giocatori lo dobbiamo vedere, perché devo vedere pure la questione dei fuoriquota, perché io devo cercare di tutto, di trovare il porterino, il fuoriquota, farlo giocare in porta, questa è già una grande per cosa, avere un in più al centrocampo oppure lì davanti, sì, sicuramente, certo. Se io ho la disponibilità di questi tre giocatori sicuramente giocheranno tutti e tre. Vabbè, gioco con noi il Palermo, gli under, ripeto, dipende tutto dal portiere del fuoriquota, io non lo sto vedendo, ma io ho dato l'incarico a Madia per farmelo vedere più o meno com'è il ragazzo, se a livello tecnico, tattico, se riesce già domenica a farlo giocare, però ripeto, dobbiamo vedere, dipende tutto dalla questione dell'under 18. Ma lei, come tutti gli allenatori, ha sempre la predisposizione a piazzare gli under sugli esterni e mai in mezzo al campo? In mezzo al campo, se c'è qualità, non fa differenza. Io mi ricordo 7 anni fa a Soverato avevo Bilotta, un ragazzo che aveva 17 anni ed era un fuoriquota che giocava soltanto nell'Allievi, era un centrale difensivo e l'ho fatto giocare titolare, che poi è andato a finire con la Vigorla Mezzo, certo. Se c'è la qualità, che poi è un centrale o un mediano o un attaccante, l'importante è che c'è la qualità. Va benissimo, mister, in bocca al lupo per il campionato, alla prossima.